Oggi mi piace essere qui in mezzo a loro, sono delle cooperative sociali che stanno organizzando questi momenti di attenzione perché portino a conoscenza del deputato che deve trasmettere poi nelle aule consiliari, nelle aule di appartenenza, quelle prerogative che spettano alla disabilità, quelle prerogative che spettano a chi ha più bisogno di noi e sicuramente di un'assistenza e di un sussidio, a chi ha bisogno di più servizi e non di un mantenimento così una tantum di agevolazioni. Penso che oggi più che mai rispetta alla politica stare accanto a quelle cooperative che mettono in campo tutto ciò dove il pubblico non può fare e che il privato con le proprie a volte tasche, con le proprie interessi, con le proprie attività e con proprio tanto volontariato mettono a fronte di tutti coloro i quali oggi hanno più bisogno. Ho presentato disegni di legge sulla lingua dei segni, sugli ipovedenti, quindi sul mondo del sociale mi ci sono calato oggi anche attraverso realtà che sono presenti in questo territorio, uno per tutti, il centro diurno per bambini autistici, che è una delle realtà che porta avanti con un fiore all'occhiello tutto ciò che è l'autismo in questa provincia, ma non solo qui, a livello regionale, con convenzione con l'università, una realtà diversa di come poter fare sanità. Ci saranno tanti suggerimenti che verranno a essere fatti, io li accoglierò tutti e mi auguro che il giorno 6 possa essere io a manifestare le loro attenzioni e portarle avanti dando le risposte all'interno del Palazzo dell'Assemblea.